Allora ragazzi faccio un aggiornamento velocissimo sulla situazione sul mio trading online simulato, quindi sulla demo di Interactive Brokers. Che cosa è successo? Voglio farvi vedere quella che era la situazione precedente a quale, alla quale ci siamo... Al quale mi sono fermato facendo aggiornamenti Che cosa era successo? Allora io ho venduto due put prima della fine di, di, del mese di ottobre Nella settimana, l'ultima settimana di, di ottobre Vendendo una put su Apple e una put su Facebook Mentre la put su Apple è andata a farmi realizzare il premio Quella su Facebook mi ha fatto, eh, e diciamo il prezzo è sceso sotto il mio strike Quindi sono andato in the money e sono stato assegnato che cosa vuol dire sono stato segnato? Questa domanda me l'avete fatta nel video, sotto il video. Vuol dire che, che chi ha comprato l'opzione input da me venduta ha esercitato il suo diritto di vendere le azioni quindi io sono obbligato a comprarle quindi sono stato assegnato con le azioni di facebook ad un prezzo ovviamente più basso di quello dello strike cosa vuol dire quindi tutta la differenza che c'è tra il prezzo a cui ho comprato e il prezzo effettivo poi a cui è andato è la mia perdita però ho le mie azioni quindi ero stato assegnato con uno stock da 100 azioni di facebook mentre e infatti qua vedevamo una liquidità a meno 4.520 Però il valore di liquidazione netto era comunque superiore a 10.000 Ricordo che sono partito comunque con 10.000 Perché? Perché ero assegnato comunque con le azioni Facebook Che hanno un loro valore A questo punto che cosa ho fatto? Mentre ero, sono diventato azionista Facebook Il tempo che aspettavo Mi sono andato a vendere una call sopra quindi a un prezzo più alto di quanto sono, sono stato assegnato. Avevo venduto la put a 146 dollari, ho venduto una call a 148 dollari. Se non vi è chiaro che, di cosa sto parlando, vi rimando ai video su call e put che ho fatto in precedenza. A questo punto, che cosa succede? Che intanto che detengo le azioni, vado a guadagnare vendendo quella call lì. In più, se il prezzo invece va a risalire, ovviamente sono poi obbligato a vendere, però vendo a un prezzo più alto di quanto ho comprato, quindi comunque sono in profitto. Ed è stato proprio quello che è andato a... Ad accadere. Infatti, ho venduto poi le mie azioni ad un prezzo ad un prezzo maggiorato, perché il prezzo poi è andato a risalire, ha toccato eh, fino ai 156 dollari. Io ho messo una call, venduta una colla 148, quindi ho dato via le mie azioni di nuovo, incassando un guadagno. Adesso la situazione è questa: la corrente, ossia ho una liquidità di 10.547 dollari. Perché? Perché questa settimana. Di nuovo sono ripartito ieri che era lunedì alla riapertura e ho fatto delle nuove operazioni e ho ricominciato a vendere le mie put. Quindi ho venduto di nuovo put su Facebook con uno strike a 139 dollari e ho venduto, stavo valutando anche su Alibaba, poi non ho fatto quell'operazione, non mi piaceva come come punto gain, e ho venduto un'altra su Apple, che è un pochino più rischiosa perché abbiamo visto che Apple è in calo, però essendo stata la, vo la volatilità dell'operazione molto alta, anche il premio era comunque interessante. Quindi sono andato a vendere due, due stock di azioni, due, due put, scusate, su eh, Facebook e una put su Apple. faccio vedere adesso quello che è il prezzo, considerate che eh, adesso il mercato è chiuso, ovviamente sappiamo che... Eh, apre per orario nostro alle 15.30 del pomeriggio a questo momento facebook è a 148 dollari e io ho uno strike bello tranquillo sui 139 ovviamente di sicuro non c'è mai nulla ma ho un bel margine un bel delta in pratica mi trovo qui sotto al momento mi trovo sotto questa posizione quando il prezzo è qui questo con scadenza a venerdì 9 novembre se appunto a venerdì 9 non ho toccato questi due strike il mio premio incassato diventerà poi effettivamente realizzato a tutti gli effetti e la mia liquidità sarà eh, appunto 10.547 dollari. E andrò a liberare il mio margine di nuovo. E quindi settimana prossima posso fare di nuovo altre operazioni. Questo è l'aggiornamento. Vediamo se effettivamente la situazione poi rimane così o dovrò fare altre cose. Quindi attuare la strategia. Vi ricordo che io sto applicando una strategia che ho imparato e sto uh, mettendo in pratica da un uh, corso di Emanuele Bonanni. Che uh, comunque tutte le descrizioni e i riferimenti a questo discorso qui li trovate appunto in descrizione a questo video. Sabato o domenica faccio un resoconto di come è andata questa settimana per fare un nuovo aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, se state provando queste cose, vi consiglio comunque di farlo come me, farlo in una simulazione prima imparare e poi eh, mettere appunto po a, a rischio un capitale vero, mai iniziare senza sapere quello che si fa. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Ciao a tutti.